Ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa. In questo breve video vedremo le macro in DaVinci Resolve, macro intese come insieme di shortcut. Ovviamente non esistono, non ci sono macro in DaVinci Resolve, ma andremo a vedere come è possibile inventarsi con dei software esterni, nel mio caso con lo Stream Deck che avete visto ho personalizzato per VMix. Ma voi mi avete chiesto, e questa è una parentesi ovviamente all'interno di questo video, di far vedere anche personalizzazioni per altri programmi. Vi ho già fatto vedere per esempio l'utilizzo in OBS, ma ovviamente è banale dirlo, potete inserirlo in qualsiasi cosa. Io ad esempio ho Windows e DaVinci, sotto Windows ho messo semplicemente delle aperture a dei social, come vedete ad esempio ho fatto aprire le mail, aprire YouTube, Facebook, Telegram, e poi ho inserito questa icona, questa un po' più interessante, che va ad aprire l'audio sui software aperti in quel momento. Quindi se clicchiamo possiamo vedere quali sono le app attive in questo momento e possiamo andarne a regolare l'audio. E poi diciamo sono tasti generali che vanno a aprire DaVinci, VMix e altre app a me indispensabili. Per quanto riguarda l'utilizzo con DaVinci è ancora così una prova, come vedete ho inserito solo due icone, una è semplicemente un blade, un taglio, e l'altra invece un po' più interessante, quella che vi voglio far vedere. Noi abbiamo due modi di operare in DaVinci, uno è col selection mode e l'altro è con il trim mode durante il montaggio. Vediamoli entrambi. Io posiziono la playhead, sono in selection mode, vado a effettuare il taglio sulla clip in un determinato punto, ad esempio qui, effetto il taglio, poi prendo questa parte che voglio cancellare e cancellandola resterà il gap e le clip resteranno al loro posto. Nel secondo sistema invece, con il trim mode, che si ottiene premendo questa icona o lo shortcut T, andrò a effettuare il taglio dove si trova la playhead utilizzando trim start. In questa maniera cancellerò la clip dall'inizio fino al punto desiderato. Vado a inserire un marker per farvelo notare meglio, quindi io, come vedete, con un colpo solo cancello e faccio il ripple sulla traccia. Trim start e trim end sono molto comodi, si trovano anche da menu, eccoli qua, e ovviamente hanno i relativi shortcut che possiamo andare anche a personalizzare dal menu keyboard customization. Ovviamente qui una macro può facilitare il passaggio e quindi non dover selezionare tra selection mode e trim mode. Così ad esempio io ho fatto questo pulsante macro, vediamo come funziona. Se voglio cancellare la prima parte ad esempio della clip, metto un marker così vediamo il punto dove vado a tagliare, ad esempio qua dove c'è la playhead, e sono come vedete in selection mode. Quindi vado a premere il mio tasto, guardiamo cosa succede. A una pressione va a cancellare la prima parte anche se sono in selection mode appunto, e come avete visto ho fatto il ripple come se si trovasse in trim mode. Vediamo la programmazione dello shortcut, è molto semplice perché alla fine va a riunire i tasti delle operazioni che avremo fatto da tastiera. Quindi va a effettuare con il primo shortcut il taglio della clip, con il secondo shortcut torna a sinistra con la playhead posizionandoci sopra al pezzo da eliminare, e con gli ultimi due shortcut va a eliminare la parte e chiudere il gap. Ovviamente non serve uno Stream Deck per fare un'operazione così, basterebbe qualsiasi software per creare macro in Mac o Windows ovviamente.
Però sarebbe simpatico avere questa funzione per creare delle macro con degli shortcut direttamente anche in DaVinci. Ho visto alcune richieste anche sui forum. Beh, come vedete, il mio Stream Deck sul software DaVinci è vuoto perché erano solo delle prove. Sarebbe interessante vedere quali macro si possono creare anche in altre pagine, come nella Color o per altre funzioni, per accelerare i tempi in montaggio. Quindi scrivetemi cosa ne pensate sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio, ciao! Ciao, io sono Anna e ti invito a iscriverti al canale YouTube di Franco Aversa.